appuntamento con Dietro la festa. Vasco Rossi canta Io e te, abbiamo scelto il testo di questa canzone per accompagnare con il raffinato linguaggio fotografico della nostra Giulia Brogi queste 3 serate insieme. Vi prenderemo per mano, se volete vi porteremo in un viaggio nella città di Siena, nella sua cultura, nel mondo delle contrade, cercando di spaziare su tanti temi. Io e te sono i tanti binomi che andremo ad affrontare. Il primo da cui partiamo è quello della cultura, è quello dei musei. Stiamo in questi giorni facendo delle incursioni, delle visite guidate nei musei di Siena, nei musei di Contrada, nei musei della città, e stasera vedremo delle cose estremamente interessanti. Enrico, presentiamo i nostri ospiti. Buonasera a tutti. Alla mia destra Alessandro Scali dell'Associazione Ladiana, accanto a me la professoressa Piccinni, ordinaria di storia medievale dell'Università di Siena, ancora a sinistra Enzo Cortonesi, presidente dell'Associazione Ladiana, la sua collaboratrice Serena Caliani, sulla sinistra invece due priori, un ex priore che è Lucia Cresti della Contrada di Val di Montone e Simone Bari, onorando priore in carica. Benvenuti, benvenuti. Innanzitutto grazie ovviamente perché queste sono serate speciali di vita di Contrada e quindi ringraziamo veramente tutti gli ospiti senesi che rapiamo per un po' e che tratteniamo qua con noi nel salotto che Canale 3 allestisce nel loggiato di Piazza Indipendenza. Partiamo dal Museo dell'Acqua, da una creatura bellissima. È un museo non molto frequentato, ma è di un fascino incredibile, soprattutto perché ci lavorano persone volontari di grande ingegno e di grande bravura. L'associazione Ladiana, di cui facciamo vedere una clip interessante e poi ne parliamo con i Con Enzo, loro vediamo. protagonisti.
Beh, siamo rimasti veramente affascinati. Enzo, ci racconti un po' questo veramente luogo molto magico. Come diceva Enrico, non così frequentato, ma invece noi vorremmo che lo diventasse, sia dai senesi che e dai non senesi che vengono in visita alla nostra città. Certo, qui si parte dal 2010 in cui ho sentito la necessità in un luogo come si è visto di un fascino incredibile, no? Una fonte bellissima, di costruire qualcosa che celebrasse, se così si può dire, l'acqua in questa città. Questa città nei secoli ha avuto delle enormi difficoltà, ovviamente, per crescere in un territorio apparentemente arido, non essendo stata nata intorno a un grande bacino di acqua dolce, Certo. come le sue Pensiamo a vicine, Pisa, tipo Firenze. Firenze, eccetera, per cui l'acqua andava in qualche modo trovata perché non solo per l'alimentazione, ma come dico io ai bambini quando andiamo nelle scuole a spiegargli un po' il nostro sistema delle acque, l'acqua era il petrolio del Medioevo, Chiaro. dava l'energia, per cui questa città cresceva se comunque l'acqua veniva in qualche modo portata là dove doveva essere portata. Bene, questo museo fa vedere le difficoltà, ma anche l'ingegno dei nostri antenati che ci hanno portato poi appunto l'acqua un po' in tutta la città, facendola crescere fino al punto di diventare nel Medioevo una potenza e comunque una grande città. Qui su tre livelli si parte dal periodo proprio. Si parte da 5 milioni di anni fa, quando qui ovviamente c'era il mare, e si parte dall'età geologica per poter poi, dopo, con il passare del tempo e comunque con lo scorrere, si è visto anche nelle immagini, con lo scorrere dei passaggi che ci sono, si parte appunto dall'età geologica, dalla conformazione del terreno, arenarie, qui noi siamo abituati a chiamarle tufo, ma sono Esatto. arenarie, dall'arenarie alle argille e poi via via come si è formato questo sistema di canali che si chiamano bottini e che portano l'acqua fino ai nostri giorni con l'acquedotto moderno. In questo museo si può vedere l'evoluzione appunto di questo sistema. Vorrei sentire da Serena, il fatto che voi avete un ottimo rapporto con le scuole e tanti sono i bambini, i ragazzi delle scuole che vengono in visita. Quanto è importante questo pezzo di lavoro? È molto importante perché così, ecco, si riesce a far conoscere la storia dell'acqua a Siena anche alle nuove generazioni e anche il rispetto verso un bene così importante che è appunto l'acqua, una risorsa importante per la vita comunque di tutti gli esseri viventi. E in questo modo, ecco, questo percorso al Museo dell'Acqua permette ai bambini, agli studenti, comunque di tutte le età, di venire a contatto con la realtà dei bottini. Una realtà particolare di Siena. Perché? Tra l'altro, Enzo, permettimi di salutare tutti i vostri colleghi della Diana, perché a beneficio dei non senesi che ci seguono in streaming, questo è un gruppo storico a Siena che ha un grandissimo amore per il nostro territorio, per questa tematica e che lavora veramente con questo spirito di volontariato così. Sì, noi siamo nati ormai 25 anni fa, e da 25 anni appunto facciamo volontariamente questo lavoro, fra virgolette, nel senso che noi portiamo avanti soprattutto il modo di preservare questo patrimonio. Per noi l'importanza primaria è quella di preservare questo patrimonio. Poi ovviamente il patrimonio delle acque a Siena è variegato, non ci sono solo bottini, ci sono le fonti, ci sono fonti minori, ci sono altre cose che scopriamo anche di volta in volta e che danno un valore aggiunto appunto a quello che già conosciamo. E fra poco poi
con il tempo conosceremo anche altre cose, ci saranno anche delle sorprese da questo punto di vista. Enrico, ci Alessandro, Alessandro Carli è una delle guide, io quando siamo andati a fare le riprese eri lì che appunto ci illustravi il museo, ma oltre a questo sei anche uno che guida i visitatori nelle varie fonti che avete di volta in volta scoperto e a tutti i segreti della Diana. Sì, normalmente noi accompagniamo i visitatori a vedere le fonti e i bottini. I nostri visitatori sono di vario tipo, sono molti senesi, ma sono anche molti stranieri e spesso il comune ci chiede anche l'accompagnamento in lingua straniera, soprattutto in lingua inglese. Ma voi siete organizzati naturalmente? Sì, io sono di quelli che accompagnano in lingua inglese, ci sono altri volontari che fanno anche in lingua francese. Diciamo ci arrangiamo come sempre in tutte le cose. Ed è molto bello, interessante accompagnare questa gente perché rimane colpita in maniera entusiastica della grandezza e grandiosità di questo acquedotto medievale. Perché è un acquedotto che ha dato la vita alla città. Perché se noi conosciamo Siena così come è adesso è grazie al fatto che menti intelligenti hanno saputo trovare l'acqua per la città e dargli la vita. Perché altrimenti Siena sarebbe rimasta un borgo senza storia. Allora, un borgo senza storia, invece grazie alla Diana questa storia ha trovato una linfa vitale e in questa storia si è intessuto il mondo delle contrade, che noi vi raccontiamo nel prime time serale di Canale 3, non tanto nelle 10 protagoniste ovviamente che si sfideranno nella corsa dedicata all'Assunta, stasera abbiamo raccontato in diretta il corteo dei Ceri e dei Cenci a proposito della dedicazione del Palio al dogma dell'Assunzione del Corpo di Maria. Le contrade che noi raccontiamo però come operatori di cultura in particolare, stasera ne abbiamo una bellissima testimonianza, Enrico. Ma stasera abbiamo una testimonianza molto importante da parte del Museo dell'Acqua, ma tu prima hai citato il borgo e mi è venuto immediatamente in mente un borgo che è il Borgo di Santa Maria, il nuovo Borgo di Santa Maria ed è l'ultima produzione di una serie infinita della professoressa Piccinni che è qui accanto a me. Nico, riprendiamo in primo lo riprendiamo piano l'opera. Perché è un'anteprima, ancora il libro non è stato presentato, viene presentato stasera a Canale 3 e vi assicuro che ho dato una scorza, è una vicenda straordinaria di Siena, è l'ultima espansione urbana della città. Gabriella, raccontaci un po' come è nata questa sua ricerca. Dunque, allora, questo io ascoltavo prima quando gli amici qui introducevano il tema dell'acqua e siamo partiti dal territorio, no? E anche nella storia di questo borgo, questo pezzo di Siena che io ricostruisco, viene fuori una città che ha avuto questo rapporto col suo introterra, cioè la campagna assedia Siena, no? Gli arriva proprio dentro. E la storia del Borgo di Santa Maria, che è giusto appunto quel luogo che noi oggi chiamiamo l'Orto dei Pesci, dove andiamo a far merenda, a far cena, eccetera, in realtà è una storia profonda, tant'è vero che ha cambiato nome molte volte, no? Valle di Montone, in onore ai nostri priori, ex priori che abbiamo di fronte. Intanto prendiamo la nostra regia di farci vedere le immagini e poi, che appunto, sono state preparate. Borgo di Santa Maria nel momento in cui la città ha deciso di urbanizzare questa zona, quindi di respingere la campagna più indietro, di buttarla fuori, allontanarla dal cuore della città e poi dopo successivamente, dopo l'abbandono, di nuovo Valle di Porta Giustizia perché ci si fanno le esecuzioni e poi infine Orto, di nuovo la campagna che prende il sopravvento. Insomma, è una storia lunga e complessa che io inseguo fin dalla mia più tenera età. Enrico Totti lo sa, lui era un ragazzo che faceva l'università quando appunto io mi occupavo un po' di questa zona, di cui ero appunto un po' occupata nel tempo, ma poi ho fatto un piccolo salto di qualità, si vede l'età aiuta, una scintillina in più mi ha consentito di comprendere che siamo nei primi decenni del 300 e questo luogo appunto che oggi è il luogo delle nostre merende è in realtà il centro di un grande progetto di ristrutturazione di Siena, una sorta di momento in cui si fa un nuovo piano regolatore oggi diremmo. E questo piano regolatore che cosa voleva fare questo progetto? Voleva far sì che il campo che era il centro morale, politico, civile della città, ma non era il centro fisico dello spazio costruito,
perché appunto la campagna arrivava a pochi metri dal Palazzo Pubblico, diventasse effettivamente il centro di un complesso di quartieri e di costruzioni. In quel momento, nel giro di pochi decenni, che cosa fanno i senesi? Pensano a rivoltare il Duomo e proiettarlo verso il campo, e contemporaneamente pensano a rivoltare il Palazzo Pubblico, perché gli studi di Fabio Gabrielli ci hanno insegnato che il retro del Palazzo Pubblico ha lo stesso numero di portali che vediamo sulla piazza, quindi come una doppia facciata, e dietro appunto questo nuovo borgo. Questo nuovo borgo si popola di immigrati, ma sono immigrati di lusso, sono notai soprattutto, qualche giudice, qualche medico, ma soprattutto notai, che vengono spinti, costretti, invitati caldamente a prendere la cittadinanza senese, per una serie di motivi anche da carattere politico, e per costruire appunto un nuovo pezzo di città. Vogliono collegarli, fanno la nuova porta, le nuove mura, vogliono collegarli alla Francigena, anzi questa popolazione si mette in moto, dice: noi vogliamo che ci concediate la Francigena, quindi vogliono in qualche modo cambiare un po' anche gli accessi alla città, per questo dico una sorta di piano regolatore. Chiaro. Poi succede di tutto, c'è una grande crisi, c'è la peste, ci sono le pesti, e questo borgo scompare sotto probabilmente almeno un 4 metri di deposito di terra, che ancora non abbiamo potuto indagare, insomma. Mi sembra però che hai indagato tanto di questa storia, perché potevo, racchiusa in questa bella edizione della saggistica della Pacini Editori. Complimenti, Gabriella, grazie per averla condivisa con noi in anteprima. E di bellezza in bellezza, Enrico, perché stasera all'inizio, su tanti musei senesi. Abbiamo visto il Museo dell'Acqua. Abbiamo visto il Museo dell'Acqua, ieri abbiamo visto musei privati, stasera vediamo un museo pubblico di una contrada che è uno dei luoghi affascinanti di Siena, di architettura contemporanea, il Museo della Contrada di Val di Montone. Vediamo prima la clip. Stay awake to the middle.
bellissimo. Credo che anche in sintesi si sia dato l'idea di questa, del complesso della contrada di Val di Montone, costruita nelle due piccole vallate del castello di Montone, dall'oratorio della Santissima, che è uno dei primi oratori della seconda metà del Cinquecento, importantissimo per i suoi dipinti, alla grande all'architettura, una delle testimonianze più significative dell'arte contemporanea a Siena, e non soltanto a Siena, del grande architetto Michelucci, e poi l'oratorio del San Leonardo con un'altra fetta di museo. Ecco, sia dal Lucia Cresti che dall'Orlando Priore desideremmo un commento, anche se le immagini credo che parlino da sole sulla bellezza e sulla di questi luoghi. Beh, innanzitutto bisogna essere altro che orgogliosi di poter godere in questo momento di ambienti spettacolari, perché questa forse è la definizione più giusta, estremamente contestualizzati. Nella clip si parte dalla Basilica dei Servi, ma non stravolge assolutamente l'impatto di una nuova costruzione, di un'architettura che è stata creata negli anni 70, 80, 90, fino all'inaugurazione del 21 giugno del 97, di un ambiente completamente nuovo, ma che è completamente contestualizzato con un ambiente storico importante, come è la Basilica dei Servi, come è l'Oratorio della Santissima Trinità che vediamo in questo momento. Un ambiente che è un ambiente vivo, non è un museo statico, è un ambiente che vive quotidianamente, che vive come contrada. È la Sala delle Vittorie, quindi l'agorà democratica dove si svolge l'attività per eccellenza della contrada, dove la contrada di Val di Montone svolge anche il proprio battesimo contradaiolo, in un ambiente ancora più suggestivo, ancora più pensato come un abbraccio, che è l'anfiteatro, quindi uno spazio fatto di linee, di curve, di ambienti ampi, di ambienti stretti, che ricordano un po' qualcosa di architettonico, come può essere i vicoli, le piazze, gli ambienti che devono essere vissuti nella quotidianità di un contradaiolo all'interno di Siena. Quindi può essere altro che un orgoglio questo. Concordo pienamente. Lucia, poi c'è una grande firma ovviamente di un architetto incredibile, ovviamente l'ha inaugurato come priore. Mi sentite? Sì. Ho avuto l'onore di inaugurare questo progetto, ma io direi questo grande viaggio esistenziale, perché veramente è durato tantissimi anni, ed è un esempio proprio di questa filosofia del progettare del grande Giovanni Michelucci, in quanto questo grandissimo architetto che mio padre ha avuto la fortuna di conoscere e con cui era diventato amico, quindi c'era un rapporto molto intimo. Appunto questo architetto è venuto a Siena prima di accettare appunto l'incarico, e proprio per conoscere quello che vuol dire essere un contradaiolo, cosa vuol dire un'identità come quella di un senese, e soprattutto per appunto darci un esempio di quello che comunque era la sua filosofia del progettare, cioè è un'architettura in cui è di spazi di relazioni, cioè un'architettura di comunità, di convivenza, e un'architettura, come vedete, come si vede bene, di percorsi, cioè un'architettura in cui l'edificio non è assolutamente chiuso, ma è sempre in comunione con uno spazio pubblico. Lo spazio pubblico entra dentro il museo. Il museo e la città si uniscono insieme. Quindi è qualche cosa molto importante, anche proprio per quello che è la vita di una contrada. Lui ha capito in pieno lo spirito della contrada, gli era molto vicino. Quindi c'è stata una grande comunione. Purtroppo è stato anche, dico purtroppo, un viaggio e un'avventura molto lunga, perché certo, comunque no, è un territorio bellissimo il nostro, ma è un territorio assolutamente delicato, e quindi il luogo in cui questo edificio, questo progetto si è realizzato, perché è un progetto che è
è tutto sottoterra, esatto. Si realizza e si snoda sottoterra, però non è un edificio che si può dire chiuso, anzi è sempre in comunione assolutamente con il fuori, tutta una serie di percorsi. Il San Leonardo che noi abbiamo visto è unito appunto alla Sala delle Vittorie, quindi è un tutto un unicum, e appunto grazie a questi percorsi, ma non solo fra di loro, ma anche con la città. Dialogano fra sé, esatto. E con la città. E quindi è stato un progetto molto particolare, per noi è stato un grande onore. E Michelucci nel 90 muore il 31 di dicembre, e quindi il progetto viene portato a termine dall'architetto Bruno Sacchi, che era un suo collaboratore, sì. E che termina anche il San Leonardo. Quindi però credo che sia un grande esempio di architettura contemporanea. Noi abbiamo voluto nel giugno del 2017 anche fare una pubblicazione, non tanto per celebrare di nuovo questo nostro gioiello, ma soprattutto per farlo conoscere e quindi condividerlo, no? Sì, condividerlo, ma non solo appunto con i senesi, ma condividerlo anche al di fuori e farlo conoscere, perché non tante pubblicazioni c'erano state sull'argomento. Infatti abbiamo scelto anche un'edizione un po' l'Electa, in cui insomma, la diffusione fosse più... Sì. Allora, il tempo è tiranno, perché capite bene che ognuno di questi temi potrebbe essere una puntata intera, ma ci piaceva condividerlo, fare questo viaggio di bellezza. Quindi io ringrazio veramente tutti i nostri ospiti per essere stati qui con noi, e i complimenti per ognuno per il messaggio che ci ha raccontato. Questa, secondo noi, è il bello di Siena, è il bello da raccontare, da condividere, come diceva Lucia. Adesso un break pubblicitario, il nostro assistente di studio è arrabbiatissimo perché non ho rispettato i tempi della pubblicità. Cambio di studio. Studio, parliamo di eccellenze, questa volta del mondo dell'economia e della salute legata a Siena. Fra poco. Ha messo due giostre insieme, ci scusiamo per la lunga attesa, però ringraziamo ovviamente tutti gli investitori pubblicitari, perché se possiamo fare questo lavoro è grazie alle aziende che decidono di raccontarsi tramite l'emittente, quindi ovviamente un grazie. Allora, cambiamo regista, abbiamo parlato di alcune eccellenze del mondo della cultura all'interno della città, vi abbiamo portato a fare una visita guidata in alcune testimonianze museali, adesso parliamo dell'eccellenza invece nel campo, nel solco della tradizione medica senese, e abbiamo l'onore di avere qui con noi il neo direttore del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Siena, il dottor Giovanni Bova, benvenuto. Buonasera. E poi spazieremo invece nell'eccellenza del mondo pharma, perché ormai la division pharma rappresenta una colonna portante, essenziale dell'economia del nostro territorio. Do il benvenuto all'amico Andrea Paolini, direttore generale della Fondazione Toscana Life Science, e poi il suo debutto televisivo, ci fa piacere che lo faccia con noi, la dottoressa Tatiana Zoppi, la responsabile marketing e communication del gruppo DS, Diagnostica Senese. Allora, partiamo dal dottor Bova, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Il pronto soccorso di Siena rappresenta una eccellenza. Io vorrei iniziare un po' con lei, dottore, a descriverlo, perché i numeri sono importanti, il numero degli accessi e anche questa organizzazione che voi avete dato. I numeri sono importanti nel senso che sono in continuo aumento. Ci siamo attestando intorno ai 65.000 accessi l'anno. Siamo il pronto soccorso della città, siamo il pronto soccorso della vediamo zona, intanto delle immagini della zona senese, ma siamo anche il pronto soccorso di riferimento dell'area vasta sud-est, come pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria senese, che ha in sé le eccellenze e le specialistiche che fanno di noi appunto il punto di riferimento. E in questo senso passiamo da servire, se vogliamo utilizzare questo termine, un bacino d'utenza di 120.000 abitanti, che sono quelli della zona senese, fino agli 850.000 che sono quelli di tutta l'area vasta. E quindi siamo sì il pronto soccorso di primo livello appunto per la nostra zona, ma siamo anche il centro hub per le patologie complesse, le patologie tempo dipendenti, i traumi e così via. Quindi la nostra caratterizzazione è quella di unire l'alta specialità, non esclusivamente naturalmente del pronto soccorso, ma dell'azienda ospedaliera, a quella della, del servizio di pronto soccorso di zona.
Negli ultimi tempi noi in 5 anni siamo passati da un 50.000, 55.000 a 64.000, quindi nell'ambito della Toscana siamo il pronto soccorso che è cresciuto di più. Abbiamo un trend intorno al 20% in 5 anni di aumento dell'afflusso, mentre quello regionale si attesta intorno al 10%. Quindi il doppio. Quindi, naturalmente questo crea una serie di problematiche e grazie sono già note, diciamo, e all'attenzione sia della regione che a livello nazionale, che fanno sì che ci siano necessità appunto di modificare un pochino gli approcci, e questo è uno dei motivi che porta poi all'imminente sostituzione dei codici colore con codici numerici. Ecco, infatti vorrei proprio che all'utenza, in particolare senese, ci sta seguendo, raccontasse un po' queste novità che a settembre prenderanno pienamente corso, no? Sì, la delibera 806 è del 2017, la delibera regionale prenderà pieno, diciamo, atto il 30 di settembre di quest'anno, è un lunedì, per quello cominciamo con il 30 di settembre. Cosa succede? Attualmente noi stratifichiamo, diciamo così, i pazienti in funzione delle loro priorità con codici colore, rosso, giallo, verde, azzurro, bianco. Questi saranno sostituiti con codici numerici, però non è una mera sostituzione di un colore con un numero, ma rispecchia 3 criteri fondamentali questa nuova stratificazione: la priorità clinica, i bisogni assistenziali e la necessità di risorse. Cosa significa? Che mentre la priorità clinica rimane l'elemento dominante per i codici 1 e 2, cioè assenza di funzione vitale, grave compromissione di una funzione vitale, patologia tempo dipendente come l'ictus, l'infarto del miocardio o il politrauma, oppure codice 2, la tendenza, la potenziale evolutività verso l'assenza di una funzione vitale, per i codici 3, 4 e 5 peseranno di più i bisogni assistenziali e la necessità di risorse. Cosa significa? Attualmente il 50% degli accessi in pronto soccorso è legato a codici verdi, quindi è un codice intermedio. Il 30% è legato a codici bianchi e azzurri. Quindi sono codici che rispecchiano, diciamo, delle necessità minori, certo, o non urgenti, però rappresentano insieme l'80% degli accessi. Questo 80% degli accessi deve avere una risposta, ma non può inficiare il trattamento di quel 20%, certo, che invece sono le grandi priorità, chiaro, che specialmente in un centro come il nostro, essendo un centro hub, diciamo, sono prevalenti. Chiaro. Noi abbiamo un numero di codici rossi percentualmente superiore a quello di tutta la regione, intorno al 4,5-4,6% sugli accessi totali. Allora, perché i bisogni, diciamo, siano calibrati in funzione delle necessità, questa revisione dei codici fa sì che già dal momento del triage, quindi dal primo accesso al pronto soccorso e dalla valutazione effettuata da diciamo, infermieri specializzati in questo tipo di funzione, vengano identificati dei percorsi interni al pronto soccorso che possano essere idonei ai bisogni e alle necessità, con un utilizzo di risorse che sia adeguato alla richiesta. A proposito di bisogni e necessità, io vorrei che lei ci parlasse anche di 2 aspetti molto importanti. Io uno l'ho toccato da mamma pochi mesi fa, dovendo ricoverare mio figlio d'urgenza al pronto soccorso, e quindi l'attenzione che c'è specifica legata ai bambini, e l'altro a quello dedicato a persone vittime di violenza o pazienti con fragilità, perché su questo avete veramente un'attenzione molto specifica, molto particolare, una grande eccellenza. No, è un'attenzione dovuta ed è proprio un criterio che porta a cercare di dare la risposta più efficace e più idonea alle necessità. I bisogni assistenziali non sono una colica renale, faccio un esempio banale, di un paziente trentenne, non ha la complessità di una colica renale di un paziente ottantenne con pluripatologia. Quindi non possono essere identificati allo stesso modo e devono seguire dei percorsi magari diversi, con necessità diverse. In questo ambito, e questo è legato anche all'analisi di tutta la popolazione che afferisce al pronto soccorso e che ha aumentato la sua afferenza al pronto soccorso, vi sono delle fasce più fragili: i bambini, gli anziani, i portatori di disabilità complessa.
per esempio, e quindi è chiaro che queste fasce devono avere già in origine, in partenza, un percorso a loro dedicato, almeno è quello che cerchiamo e cercheremo di fare. No, lo state facendo con grande eccellenza, ecco, gli posso dire, io l'ho toccato con mano. Grazie, dottor Bova, per la sua testimonianza. Passiamo dall'eccellenza del mondo dedicato alla cura della persona con l'azienda ospedaliera senese al mondo del farmaco, che, come vi dicevo, è una colonna portante e valoriale dell'economia del nostro territorio. Andrea Paolini, i nostri telespettatori ovviamente ti conoscono, guidi tutto il gruppo della Toscana Life Science, che è una famiglia cresciutissima. Vogliamo parlare anche qui un po' di numeri e di sfide di futuro, Andrea? Sì, in effetti CTLS negli ultimi anni fortunatamente è cresciuta molto e in particolar modo grazie a quelli che sono i gruppi che al nostro interno operano. Per dare due numeri, siamo circa 370 persone, noi siamo una quarantina, le altre oltre 330 sono all'interno dei gruppi di ricerca, delle start-up, delle aziende che operano all'interno della nostra struttura. E che crescono con voi, perché assolutamente sì. Sì, sì, noi sostanzialmente, come diciamo sempre, siamo un facilitatore di sistema. Nasciamo come incubatore, cioè un luogo dove nascono start-up innovative, ma poi in realtà ci siamo spostati verso un modello più di aggregazione, quindi eccellenze, gruppi che fanno ricerca ad alto livello, che collaborano tra di loro, che portano avanti i loro progetti specifici, ma che in realtà la semplice vicinanza, la semplice complementarietà di attività che svolgono riescono a creare ulteriori progetti e ulteriori eccellenze. Filiera. Ci racconti un esempio luminoso, tra l'altro domani si celebra la storia di Vismederi con Emanuele Montomoli, che salutiamo, sarà nostro ospite, riceverà il Mangia d'Oro. Vismederi è una storia all'interno di voi, ma ce n'è qualcuna anche attuale molto importante. Sì. Ma Vismederi lo è sicuramente. Vismederi è nata dalla capacità di Emanuele e ovviamente da tutta quella che è la base fondamentale che è all'interno dell'Università di Siena. È stata quasi una scommessa, loro è venuto lì un po' chiedendoci un laboratorio quasi in prestito per cercare di far partire questo progetto che avevano con una commessa, ma era un po' tutto da scoprire. Quindi non erano diventata così un'azienda molto grande, ormai ha una cinquantina di persone, lavora in tutto il mondo, quindi un'assoluta eccellenza, ma ce ne sono molte altre in vari settori. Ovviamente uno dei settori più forti in cui il territorio si esprime meglio è quello dei vaccini. Negli ultimi anni abbiamo avuto una grandissime soddisfazioni su quel fronte, in particolar modo nell'ambito dello European Research Council, che è diciamo il massimo livello dei progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea. Siamo riusciti addirittura a vincere tre progetti, uno con il dottor Rappuoli, che però l'ha portato e lo sta sviluppando all'interno dei TLS, ovviamente in collaborazione con GSK, e due addirittura dal dottor Grandi, che è uscito anche lui da Novartis un po' di anni fa e che ora è professore ordinario a Trento. Beh, questa è una storia nella storia, no? Noi da tanti anni raccontiamo la crescita di Toscana Life Science perché è qualcosa che ci rende veramente orgogliosi come senesi. Ed è una storia senese quella dove ha intessuto il suo percorso professionale la dottoressa Zoppi, quella di ESSE, diagnostica senese. Ovviamente fra i padri fondatori abbiamo anche un grandissimo senese, capitano di contrada come il dottor Arezzini, ma la diagnostica senese nella sua eccellenza ha saputo adesso attrarre importanti investimenti di capitali stranieri per una nuova sfida di futuro. Ci racconti un po' questa nuova vostra fase, Tatiana? Allora, diciamo che DS è una media impresa che ha oltre 150 dipendenti, ha una classe di fatturato di circa 25 milioni di euro e appunto è stata fondata nel 1980 da quattro ricercatori ex Clavo e quindi l'anno prossimo celebreremo il 40° anno anniversario. In questo momento siamo appunto in questa fase nuova di rilancio in cui la strategia è proprio quella di fare investimenti sulle infrastrutture e quindi nelle persone e nelle infrastrutture proprio strutturali e negli investimenti di prodotto, quindi sulle linee già presenti in azienda come la VES oppure lo strumento che è presente in azienda per l'automazione dell'ELISA. E poi abbiamo altri investimenti all'estero e infatti già noi siamo presenti in oltre 100 paesi all'estero. Sì, sei appena tornata agli Stati Uniti tra l'altro. Sì, siamo stati in una fiera bellissima, l'ACC in California, è andata benissimo, sì, molto bella. Quindi avete portato Siena, perché l'altro elemento che
secondo me è sempre importante sottolineare che delle eccellenze, in questo caso del mondo legato al settore farmaceutico, che quindi si confronta a livello internazionale, portano in qualche modo la nostra storia, portano Siena nel mondo. Il tempo è tiranno, però un ultimo giro di domande prima di lasciarvi a questa notte senese. Dottor Bova, siamo nei giorni di Palio, quindi non posso non andare nell'attualità. I giorni di Palio rappresentano un momento delicato, importante ovviamente per il suo lavoro e quello del suo staff. Sì, è un momento delicato per tutta la città e noi lavoriamo come tutte le strutture, sia sanitarie, sia diciamo del territorio, perché questa festa sia una festa. Quindi diciamo, abbiamo chiaramente dei piani di intervento a seconda delle necessità, c'è una modulazione dell'attività che prevede naturalmente di base un rafforzamento del personale sia medico che infermieristico, che gli operatori sociosanitari, radiologi, tecnici e quant'altro ruota diciamo intorno a quello che è l'emergenza e il pronto soccorso, e poi abbiamo dei piani diciamo che speriamo di non dover mai mettere in essere per eventuali necessità ulteriori. Però facciamo questo perché la festa sia appunto la festa, ormai siamo un po' rodati essendo due eventi eccezionali che però ricorrono costantemente almeno due volte l'anno, e quindi io insomma in questo siamo pronti, così come diciamo dietro le quinte sempre, anche magari se non sembra, e questo mi permetta di ringraziare tutti quelli che lavorano non soltanto in pronto soccorso ma nell'ospedale in generale, assolutamente, come tutte altre tante altre strutture permettono così in silenzio lo svolgimento della festa, anche noi facciamo questo ben volentieri. Insomma. È un gioco di squadra. Andrea, l'importanza della filiera, l'abbiamo sottolineato, sarà un anno importante di crescita di progetti, sappiamo dell'importante investimento che ci sarà da parte di Menarini qua a Siena, questa è la via? Assolutamente sì, ma penso a DS che è una realtà straordinaria del nostro territorio, come è stato detto, scuola sclavo, tutto quello che è a Siena sì, è nato da lì, fortunatamente tutte quelle che sono le gemmazioni di sclavo stanno crescendo bene, noi stiamo supportando questo grande sviluppo, ci stiamo posizionando sempre meglio sul livello europeo e questo qui automaticamente attrae altre eccellenze e altri progetti. La cosa più sfidante è far vedere che il livello è molto alto, penso ai progetti che facciamo anche con l'azienda ospedaliera, con l'università sulla medicina di precisione. Se offriamo basi solide, l'eccellenza viene attratta sul territorio e poi ne genera altra, e il meccanismo non voglio dire che è semplice, però facilita il lavoro di tutti. Funziona. Beh, l'esempio di DS è assolutamente, come diceva la dottor Paglione, un esempio luminoso. Tradizione, sfida di futuro, un grande investitore internazionale, insomma avete un sacco di responsabilità, Tatiana. Sì, diciamo che DS poi è soprattutto rivolta alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione tutta italiana, e quindi insomma ora con gli investimenti c'è cioè grandi progetti, e quindi insomma diciamo che l'entusiasmo è forte. I primi 40 anni fra poco un si festeggia. Un altro anno sì, sarà una grande festa, e quindi penso insomma sia una cosa bella. Assolutamente sì, allora io ringrazio sentitamente il dottor Bova, un saluto ovviamente a tutto lo staff dell'azienda ospedaliera, alla mia amica Ines, e un saluto ovviamente a tutti i medici e a tutto lo staff che guida l'azienda ospedaliera senese, un saluto a Andrea Paolini e a tutti gli amici di Toscana Life Science, e un grande grazie a Tatiana per essere stata con noi, a DS, un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Un break pubblicitario, sono stata nei tempi, l'assistente di studio è Clemente, torniamo poi a parlare di cultura in un modo molto speciale, sono già arrivati i nostri ospiti, rimanete con noi dietro la festa. Allora, abbiamo lasciato il racconto dedicato all'eccellenza dell'azienda ospedaliera del nostro territorio, abbiamo conosciuto il nuovo direttore del pronto soccorso, abbiamo poi spaziato nell'ambito dell'eccellenza del mondo farma, che ha le sue radici nella storia di Achille Sclavo e da lì il dipanarsi di questa storia di scienza di uomini e donne nel senese. Adesso torniamo invece al racconto dedicato all'arte e lo facciamo in un modo molto speciale perché innanzitutto do il benvenuto a Laura
Laura Bonelli. E un saluto ovviamente a tutto lo staff della Fondazione Monte dei Paschi, perché grazie alla dottoressa Bonelli abbiamo fatto un viaggio nel Palazzo San Sedoni proprio come scrigno di bellezza. E poi andremo a fare un viaggio invece in una iniziativa che è diventata una tradizione importante, quella di memorabilia nella nobile contrada del Bruco, quindi io saluto Mauro Civai e Lucia Pelosi. E poi ci ha raggiunto un nostro grande amico, il dottor Sandro Vannini, con lui faremo una riflessione sia istituzionale per il suo ruolo in regione, ma parleremo anche un po' di senesità a Sandro. Tra l'altro molto bruco stasera, abbiamo fatto un reparto qua. Allora, Enrico. Cominciare con una clip bellissima, sì, molto della bella collezione del Palazzo San Sedoni. Vediamola. È un altro gioiello di una collezione privata che è diventata appunto patrimonio pubblico della città. Questo è un assaggio dell'infinita bellezza del Palazzo San Sedoni. Io non lo so se Laura riuscirà con uno sforzo di sintesi a raccontarci tante meraviglie. Si parte appunto da questa committenza illuminata che va dal 300, anzi sì, dal famoso contratto del 1340 dei San Sedoni con la commissione all'architetto, fino alle opere dei nostri giorni, alle opere contemporanee. Quindi chiediamo a Laura, che ha curato anche il nuovo allestimento museale, di farci bellissimo una breve descrizione di questo grande patrimonio.
Allora, intanto Palazzo San Sedonio è sede della Fondazione Monte dei Paschi dal 1995. Si arriva al 2003 quando c'è l'idea di finanziare un imponente restauro che riporti tutto il palazzo un po' come fu concepito alla fine del Settecento, perché questo è un riordino di tre edifici che erano separati, ma che nel Settecento riuscirono due architetti che non erano di Siena, il primo Ferdinando Ruggeri era un fiorentino e il secondo Pellegrino Orsini era di Parma, riuscirono a trasformare questi tre palazzi in un unico palazzo e progettarono la facciata che era in parallelo alla conchiglia, che quindi assume questa forma, praticamente replicando il palazzo primitivo, che è il primo, quello adiacente a Palazzo Gigi Zondadari. Quindi con i gessi delle trifole rifecero queste 12 campate, inglobando anche la torre di Roccabruna, che è quella nel mezzo. E appunto, dopo questo imponente restauro ci fu uno studio che fu affidato al professor Fabio Gabrielli della nostra università, professore di architettura, che coinvolse un pool di studiosi e soprattutto degli archivisti che riordinarono l'archivio San Sedoni, che è di proprietà della Banca Monte dei Paschi. Quindi ci fu l'edizione di un importante libro, volume, Palazzo San Sedoni, che ci dette una quantità di informazioni in mano. E è su questo che nel 2015 la Fondazione ha deciso di fare una valorizzazione di questo palazzo. Era il momento per renderlo fruibile a tutta la città e a chi ne volesse fare richiesta. Ecco Laura, io vorrei sottolineare proprio questo aspetto, perché questo palazzo, la sua bellezza, la sua collezione si è aperta alla città e da lì avete iniziato un rapporto continuativo con il mondo delle scuole, con il mondo dei bambini, con l'esperienza recente dei campi solari. Ci fai un po' un excursus di questo nuovo viaggio che avete intrapreso? Allora, innanzitutto c'è l'oggetto, come ho detto, Palazzo San Sedoni, che è stato abbastanza facile valorizzare avendo gli strumenti nel nostro ufficio che è Vernice Progetti Culturali, che è fatto da, conosci tre persone, Laura Manzi, Laura Tassi e io, che abbiamo tre professionalità diverse e quindi l'abbiamo affrontato ognuno con la propria esperienza. E, poi c'è la collezione. Ecco, questa è stata, come diceva, illuminato il San Sedone, ma illuminato in quel momento, comunque anche la fondazione era un altro mondo, certo, però essere riuscita a acquistare sul mercato, attraverso anche Gianni Mazzoni, che era incaricato dalla fondazione, di acquistare opere d'arte che altrimenti sarebbero rimaste fuori Siena, quindi noi andavamo opere a New York, senesi, opere d'arte tutte senese, quindi a New York, a Londra, cioè è stato un lavoro importante fatto dal 2005 al 2011, proprio un progetto proprio della fondazione che aveva un suo stanziamento economico importante. E poi noi abbiamo fatto il progetto didattico, ovviamente abbiamo costituito un percorso museale e ci è sembrata la cosa più naturale proporlo al mondo delle scuole per arrivare alla città nella maniera più immediata. Quindi il progetto didattico, il provveditorato, la scelta di iniziare subito con le scuole dell'obbligo, quindi le elementari e le medie, e invece poi hanno avuto un gran successo anche sulle superiori. A quel punto abbiamo deciso di fare un po' di competizione, che è un po' la natura della città, quindi abbiamo fatto un concorso e i ragazzi delle medie e delle superiori possono produrre alla fine di questi excursus che fanno con questi progetti didattici e vincere sia un contributo economico che vedere il palio, che è la cosa che piace di più, vedere il palio dal palco o dalle finestre della fondazione. Poi appunto, noi siamo andati oltre, quindi abbiamo fatto anche dei progetti didattici insieme a alcune associazioni culturali della città, le abbiamo proposte alle contrade, qualche contrada è venuta, ci facciamo il teatro e poi da quest'anno ci facciamo anche campi solari, cioè accogliamo i bambini 15 per volta e sempre attraverso altre cooperative che si occupano dell'infanzia, li proviamo a fare proprio quello che facciamo la mattina con le scuole, cioè storia della città, storia dell'arte, storia un po' di Siena. E devo dire che c'è parecchia
insomma, adesioni, perché poi insomma piace questa iniziativa. Tua nota personale, tu sei una senese a tutto tondo, a beneficio dei non senesi che ci seguono, ricordiamo che sei un priore vittorioso per la Contrada del Drago, quindi qual è la tua emozione, la tua gioia nel seguire questo tipo di progetti che portano ovviamente a divulgare la nostra città, in questo caso uno scrigno di bellezza della città? Allora, io, gli amici che mi hanno visto crescere e poi mi hanno un po' anche formato in questa città sanno, si immagineranno, e per me è una grandissima soddisfazione. Innanzitutto essere riuscita a proporre alla Fondazione questo progetto, e quindi sono grata che l'abbia accettato, perché ero convinta, insomma alla fine avevo ragione, che la città interessasse la storia di questo palazzo, avendolo studiato, avendo visto anche a giro per il mondo. Se voi girate per alcuni musei, ad esempio americani, a Pasadena, vedete Siena, provenienza Palazzo Sansedone. Quindi queste cose da giovane mi avevano incuriosito parecchio, ho iniziato a studiarlo prima di lavorare alla Fondazione. Quindi è importante che la Fondazione abbia fatto questo esperimento e che sia andato bene. È uno dei palazzi più importanti della città. Molti sono rimasti nelle mani dei privati, sono stati divisi, sono stati fatti gli appartamenti. Quello, in maniera miracolosa, è rimasto di proprietà dal 1243 al 1934 dei Sansedoni, poi di un privato, un medico perugino, l'ha tenuto fino al 1973. E vi dico questa cosa particolare: l'avvocato del Monte dei Paschi, che ha curato questa vendita fra Dandolo Mattoli e la Banca Monte dei Paschi, è Emilio Giannelli. Beh, il quale mi ha sempre raccontato quanto era contenta questa persona, che non c'è più ovviamente, di riuscire a vendere il palazzo a un ente che lo preservava e che l'ha riaperto tutto, e ci ha poi, attraverso la Fondazione, reinvestito, no? Perché comunque il restauro, ci sei stata, è un restauro che ha 15 anni, ma che è bellissimo. Assolutamente. E quindi la nostra collezione di opere d'arte, che va dal 300 al 900, ci sta parecchio bene. Molto bene, è molto bello anche l'allestimento che ti hai curato. Tra le altre cose, mentre scorrevano le immagini, si è vista ancora integra la Cappella Sansedoni. Sì, bellissima. La Cappella del Beato Sansedoni, che è bellissima, dove ci viene ancora. Abbiamo visto anche le pianete, dove ci viene ancora celebrata la messa. Assolutamente. Noi abbiamo messo anche parati liturgici, perché proprio per testimoniare, siccome sono del 600, del 700 e dell'800, vuol dire che la cappella era attiva. E infatti, riguardando i documenti, si vede che fin dal 1697 si celebra la festa del Beato Ambrogio Sansedoni. Cioè, i Sansedoni, guardandosi indietro, avevano individuato in questo personaggio, che è una figura vero religiosa ma anche molto civica, perché lui fu colui che tolse l'indulto, si fece togliere l'indulto dal Papa, Siena fu scomunicata ai tempi dei Guelfi e di Ghibellini, insomma, delle Ghibellini, certo. Quindi fu ricordata anche con un palio, veniva fatto il palio fino al 700, che partiva da San Domenico, dove c'era una cappella che io e Mauro Civai abbiamo anche cercato, una cappella, una colonna, c'è una colonna che è presente nelle antiche mappe, si vede questa colonna, chissà che fine ha fatto. Da lì partiva il palio, arriva fino a qui, e il palio con i cavalli sciolti, per ricordare appunto Ambrogio Sansedoni. La cappella è stata disegnata dall'Opificio delle Pietre Dure, dagli Scalpellini di San Lorenzo, e ha questo aspetto ovviamente diverso da tutte le cappelle di Siena, proprio perché è una committenza fiorentina. Diverso, certo. Di barocco. A Siena c'è ovviamente la Cappella del Voto, che è Bernini, quindi diciamo sono queste due un po' le cose, le punte, sì, giustamente. Allora, grazie a Laura Bonelli, ovviamente rinnovo un saluto e un ringraziamento a tutto lo staff della Fondazione per la gentile accoglienza che ci hanno riservato. A proposito invece di tradizioni legate alla Contrada, stasera raccontiamo memorabilia insieme a Mauro Civai e a Lucia Pelosi, ormai è diventata una tradizione della tradizione, con una sfida dentro in qualche modo. Mauro, ce la presenti, ce la racconti? Ma sì, io... ho quasi sempre seguito le varie edizioni di memorabilia, perché da, come dire, amatore, collezionista, modesto conoscitore delle cose di Siena, evidentemente quello ogni anno rappresentava una rassegna interessante per la qualità, ma direi soprattutto per la varietà, cioè il Bruco e gli organizzatori in particolare hanno saputo poi percorrere vari settori, vari mondi, varie opportunità,
varie cose, ecco, quindi ho sempre partecipato a questa cosa come spettatore, quest'anno mi hanno fatto piacere, l'onore di essere coinvolto in questa cosa. Vediamo proprio la clip, poi la commentiamo insieme. Lucia, è una cosa, noi l'abbiamo seguita fin dall'inizio, Memorabilia, devo dire ogni anno c'è stata una crescita, avete alzato l'asticella tantissimo. Memorabilia per noi è un evento importante perché ci ha fatto scoprire quanto Siena in realtà sia forte, legata. I Contradaioli, quando sentono queste occasioni di riscoperta storica, di radici, si amano, cioè, non ci sono barriere, c'è un legame fortissimo tra il fotografo, l'appassionato, il collezionista, e quest'anno per noi è stato fondamentale perché abbiamo avuto il supporto di Mauro, che ringrazio di cuore perché veramente... Un anno di svolta. Ormai dal 2010 che la nostra Contrada ogni anno cerca una curiosità, un argomento a cui dedicarsi e capace anche di coinvolgere tutta la cittadinanza o comunque le contrade che possono essere interessate. Quest'anno è stata una mostra monografica, la possiamo definire, e un pittore che ci ha fatto sentire un pochino in dovere di dedicargli più spazio, più tempo, di ricostruirlo. La scoperta è stata grazie alla famiglia, che ringrazio tuttora, alla signora Gottardi, a Paola e a suo marito, che ci hanno contattato, ci hanno ospitato tutto l'anno perché dovevamo fare le foto, studiare le opere, e da lì a
abbiamo scoperto un pittore che sì conoscevamo, ma non così eclettico, così complesso in tanti aspetti, e per questo è nato anche l'allestimento in tre sezioni diverse. Tra le altre cose, un pittore senese, non senese, ma che ha sempre lavorato e vissuto la parte più importante della sua vita a Siena. Sì. Ma soprattutto Mauro ha fatto una scoperta che vorrei che ricordasse di questo pittore. Vabbè, questa sì è in effetti una piccola scoperta, una curiosità che mi ha di più anche spinto poi a approfondire il personaggio, è che in un libro, in un giallo americano di un autore che si chiama Kilmer, che fra l'altro non è tradotto sicuramente, non so se in altre lingue è tradotto, ma in italiano sicuramente no, a un certo momento parla di un cofano, no, di una complicata questione, insomma, di delitti, di furti d'arte, eccetera, eccetera. Parla di un cofano attribuito a Leonardo da Vinci, e quindi di grande valore, e quindi molto ricercato, eccetera, e invece poi a un certo momento lo specialista che lo ha studiato rivela che opera non di Leonardo da Vinci, ma di Ioni, di Federico Ioni, Cirio Federico Ioni, e di Gottardi, aiutato appunto dal suo collaboratore Gottardi. E questo è interessante, ecco, perché se un nome sconosciuto quasi del tutto anche a Siena riesce a attraversare l'oceano, a entrare nella letteratura popolare in questa maniera, americana, insomma, qualcosa vuol dire. Perché questo aspetto dei falsi è in effetti una cosa che l'ha fatto conoscere, sai, i falsi a Siena per molto tempo è stato un settore molto sottaciuto e molto nascosto, perché insomma era un po', no? Non aveva, cioè, l'attenzione alla mostra, ricordiamo alla mostra di Ghioni, insomma, falsi d'autore, e grazie agli studi di Mazzoni, insomma, fondamentalmente, che tra l'altro era avvantaggiato perché ce l'aveva in casa, cioè, esatto, quindi insomma non faceva tanta strada. Allora, nemmeno noi l'abbiamo fatta, perché rimaniamo nel bruco come contrada di appartenenza per Sandro Vannini, un nostro innanzitutto grandissimo amico. Sandro, ci fa sempre piacere fare una riflessione con lui, perché Sandro si occupa di litigi durante tutto il suo lavoro come difensore civico della nostra regione. Allora io trovo sempre interessante come tu sai mischiare questa tua senesità a questo tuo lavoro, e poi una riflessione invece, perché nella litigiosità c'è poi un punto di sintesi nelle contrade, no Sandro? Quindi hai esportato un po' questo animo senese in questa sfida lavorativa, tra l'altro stai cambiando tantissimo questo ruolo dall'interno. Beh sì, hai fatto un collegamento. La litigiosità, difensore civico, ci arrivano 2.000-2.300 segnalazioni l'anno su tutto il contenzioso che è tra i cittadini e il sistema della pubblica amministrazione, o tra i cittadini e il sistema della gestione dei servizi pubblici, bollette pazze, servizi sanitari non conformi agli standard, responsabilità professionale dei medici, liste d'attesa, accesso a cartelle cliniche, accesso a documenti amministrativi, procedure concorsuali, affidamento di servizi, bandi, concorsi, insomma una forma anche di centro di segnalazione dei meccanismi quasi alla stregua di un'anticorruzione. Quindi la litigiosità è presente. Noi abbiamo introdotto il concetto della conciliazione dove è possibile, quindi bollette pazze, controversie sul tema della luce, gas ed acqua, abbiamo avviato un sistema conciliativo organizzato con un organismo di mediazione che funziona molto bene nell'ambito idrico. Per esempio anche qui a Siena c'è tutto un contenzioso riguardo all'acquedotto del Fiore, la Toscana meridionale, si parla di un valore del contenzioso di quasi 2 milioni di euro, insomma è importante, si risolve con la conciliazione. Quindi per tornare alla tua, diciamo, trailer iniziale, la litigiosità che è nella città di Siena in Toscana è presente anche in altri territori, basta pensare al dualismo Pisa-Livorno, però il senso poi della sintesi che ne deriva della litigiosità prettamente tipica senese, però riusciamo noi
ad avere questa qualità più unico, diciamo, della sintesi, dai, e del conciliare anche in contrada, non solo tra contrade avversarie, ma anche nelle diverse sensibilità interne, chiaro, alle contrade, si trova la sintesi attorno ai simboli della contrada, ai colori, e allora anche le dirigenze, diciamo, trovano un momento di compensazione. No, possiamo dire che con la nostra senesità è un po' invaso la regione toscana, e il trend del tuo ufficio, secondo me, deve a questo. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato, Niccolò è arrabbiatissimo, stasera io non sto rispettando i tempi, hai ragione, però le cose che raccontiamo, insomma, mi sembrano talmente belle e interessanti, quindi innanzitutto grazie alla vostra presenza. Io lo dico sempre, queste sono serate di palio, e quindi insomma, vi abbiamo strappato la vostra contrada per questo momento di condivisione insieme, quindi grazie, grazie a Laura Bonelli, grazie a Mauro Civai, Lucia Pelosi, grazie all'amico Sandro Vannini per essere stati con noi. Adesso apriamo l'ultima parte della diretta, sempre dedicata, come facciamo sempre, a un personaggio speciale. Stasera abbiamo l'onore di avere il presidente della Robur, Anna Durio. Faremo un'intervista però alla donna Anna, non parleremo di calcio, perché io trovo sempre molto interessante raccontare il dietro le quinte. In questo caso è la storia di una grande donna, quindi ci fa molto piacere. Rimanete con noi, dietro la festa. Ultimo tratto insieme di questa lunga serata. Come anticipato, abbiamo l'onore di avere con noi Anna Durio, la presidente della Robur. Ben trovata, Anna. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, come anticipato, però, noi non parleremo di calcio da un profilo tecnico della squadra, quello lo fanno i nostri colleghi giornalisti specializzati nello sport. Noi stasera racconteremo Anna. Racconteremo i valori di questa donna e il suo agire in relazione a questi principi. Innanzitutto, Anna, partiamo proprio dall'elemento di cuore principale. Anna, che mamma è? Che mamma è di Federico, Anna? Boh, non lo so. Bisogna chiederlo a Federico. Bisogna chiederlo a Federico, però non sono una mamma rompiscatole. Non credo di essere stressante, non sono di quelle col telefono, telefonami. Io sono cresciuta senza telefoni, è andata benissimo, e quindi a lui non questo peso che tante mamme invece danno ai ragazzi non gliel'ho mai dato, insomma. Quello che si evince dall'esterno è che il vostro è un rapporto viscerale, molto forte, magari anche di conflitto, però poi c'è sempre un'unione che prevale, così, all'interno. Sì, è figlio unico, quindi... Io dico sempre, io ci metto la faccia e lui comanda, no? Allora, Anna, il tuo rapporto con Siena è un rapporto molto importante, non solo per la squadra, ma per come ti hai preso a cuore questa che è diventata la tua città, la tua seconda città, diciamo. Come vivi questo aspetto e come lo senti proprio nel tuo quotidiano? Siena mi piace molto e credo che ormai l'abbiano capito tutti. E comunque, lo dicevo prima, l'altro giorno ho preso il treno, la Freccia Bianca, per andare da Genova a Civitavecchia, apro il giornale e la Freccia e mi trovo alla processione del Cero, il Palio, Siena. E dico, no, no, mi allontano tre giorni da Siena e mi perseguono. Ti vogliono qua. Allora, noi abbiamo preparato una piccola sorpresa per Anna. Io ringrazio il nostro regista Leonardo Vigni, che tra l'altro è la persona che segue sempre la Robur durante tutto l'anno, e anche lo staff della comunicazione della squadra. Abbiamo una piccola sorpresa, vediamola insieme. Wrapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, 'cause you always take me there. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Caught before I hit the ground. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? Could you take care of a broken soul? Will you hold me?
I need. Every minute gets easier the more you talk to me. You rationalize my darkest thoughts, yeah, you set them free. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Caught before I hit the ground, tell me I'm safe. Better in time will make it heal. I won't be lost forever, and soon I wouldn't feel like I'm haunted. You say space will make it better in time will make it heal. I won't be lost forever, and soon I wouldn't feel like I'm haunted. E questo era il nostro ritratto della, di questa storia, di questa donna. Abbiamo visto le foto della tua infanzia, della tua giovinezza, abbiamo visto le foto dell'oggi, alcuni momenti condivisi con tuo figlio legati alla squadra e alcune azioni bellissime ovviamente che sono nel cuore palpitante di tutti i bianconeri. Ci fai un ritratto dell'Anna Durio di oggi? Che donna è Anna Durio oggi? Quali sono i tuoi valori? E sono cambiata tanto. Cioè sono sempre stata molto solare, molto esuberante, molto io dovevo viaggiare, dovevo andare, non potevo stare ferma. Però adesso sono arrivato a un punto che prima mi facevo tanti, che ne so, faccio questo, magari dispiace a mamma, faccio questo, dispiace. Adesso non do più retta a nessuno, ormai c'ho un'età che non ubbidisco più a nessuno e faccio quello che mi sento di fare. La tua libertà. Sì. Abbiamo visto delle foto legate alla tua infanzia, ci racconti un po' come l'hai vissuta, un po' le tue origini, perché molti senesi questo non lo conoscono, questa parte della tua vita. Io sono nata a Recco, provincia di Genova, e però mia mamma era di un paese dell'entroterra lì di Recco e mio padre piemontese di Nizza Monferrato. E quando avevo un anno siamo andati a abitare nella casa di mamma, diciamo, che l'avevano aggiustata nel frattempo. Quindi io sono cresciuta in campagna, orto, ulivi, castagne, funghi, tutto quello che è campagne e monti. E niente, quindi io sono cresciuta bene, perché all'aperto, poi siamo in quattro. E poi bambini non ce n'erano tanti lì nella frazione, perché io poi abitavo sulle alture, però essendo in quattro già ci si faceva compagnia. Quindi che ne so, la bicicletta, l'altalena, e sempre all'aperto, sempre. Poi vabbè, io la televisione quando ero piccola non c'era neanche in casa, io ricordo cos'era, no, la sciara doppia, Rischia tutto, ora non me lo ricordo, so che era Mike Buongiorno, che con mia nonna si andava dalla vicina di casa che aveva il televisore a vederla. E poi comunque quando è entrato il televisore in casa c'era la TV dei ragazzi, il famigerato Carosello neanche sempre. E devo dire che ci siamo, parlo al plurale perché anche con i miei fratelli ci siamo divertiti da bambini, però abbiamo anche lavorato tanto, perché comunque a raccogliere le olive per noi era un divertimento, però se poi vai a vedere nella realtà era un lavoro. Poi avevamo gli animali, la mucca nella stalla e quindi si faceva il fieno e da mangiare i conigli, e insomma tutte quelle cose di campagna che in effetti mi mancano poi, un po'. Che giovane donna poi sei diventata? Qual è stato poi il tuo proseguo, il tuo tappo? Non voglio dire una parolaccia, ma la parola giusta è quella, una testolina insomma. Sì. Poi io avevo le mie idee e devo dire che mio padre, malgrado era del 25, vecchio stampo, ha sempre voluto rispetto, però ci ha sempre rispettato, quindi non ha mai contestato le scelte dei figli.
E la mia scelta, in effetti, io volevo navigare, cioè una ragazza di campagna, e così che dice voglio navigare, e, insomma, non so come l'abbia presa, però non me l'ha impedito. Io a 18 anni sono partita da sola su una nave, quindi e, niente, ero non mi è mai piaciuto, che ne so, l'ufficio, entri alle 8, esci alle 2, io dovevo essere... Volevi costrizione. Esatto. Libertà. Libertà, orari, quindi poi sulle navi gli orari erano così, poi ho lavorato, lavoricchiato, sai, da ragazza, che ne so, in un bar, in discoteca, e quindi gli orari erano sempre, poi quando ho fatto la radiotelegrafista, comunque... Orario 24 ecco, su 24. Questa cosa la sapevo della radio. Io sono radiotelegrafista in origine e ero entrata facendo il concorso al centro radio delle poste, comunicazioni con le navi, e lì fai 24 su 24, quindi i turni, quindi poi c'era il riposo, il recupero, insomma non c'era l'orario fisso. E io... Questo andava bene. Quando hai conosciuto tuo marito? Quello che poi è diventato tuo marito? E nell'85 mi sono imbarcata come radiotelegrafista sul Moby Blue, era una nave, all'epoca si chiamava Navarra, ma adesso sono i Moby Tirrenia, e perché cercavano una radiotelegrafista donna, hanno trovato me, cioè, tra l'altro mio marito all'epoca era anche ispettore, quindi è stata idea sua. Quindi, quindi vedi, non sono io che ho cercato lui, e lui che voluto, ha cercato me. Se l'è voluta, insomma. Sì, l'ho conosciuto lì dell'85 e poi beh, Federico è nato parecchio dopo, ci abbiamo pensato parecchio, però insomma, poi mi è riuscito bene. Direi. Enrico, invece quando è che hai conosciuto Siena, prima dell'avventura con la Robur? Io di Siena conoscevo giusto il Palio, beh, questo perché guardavo il Palio in TV da sempre praticamente. E poi più fanatico di Siena è Federico, che lui c'aveva la testa un po' per il calcio, saranno i colori bianconeri che lui è juventino, non lo so. Di Siena Federico me ne aveva già parlato. E poi sono coincise una serie di cose e siamo finiti a Siena. E devo dire che malgrado tutto quello che mi è successo, sono contenta di esserci. Anche noi. Anche noi, grazie. Molto. Malgrado tutto, una storia fatta di tante salite, di tanti pezzi, quali sono stati i fili conduttori che hai sempre tenuto dritti in questa storia, Anna? Io ho sempre cercato di essere corretta e di fare le cose in regola, per così dire, e comunque di, cioè io non mollo mai, io se mi metto in testa qualcosa, forse a 20 anni... cedevo, ma adesso non ora cedo no. più. E noi ti ringraziamo. Allora, un saluto ovviamente speciale ad Anna, ma un saluto ovviamente a tutta la famiglia bianconera intorno a te. È una vigilia importante e tra poco per questo nuovo campionato. Io saluto anche Giuseppe, che è la nostra voce dedicata alla squadra. E grazie per essere stata qui con noi per questo ritratto più intimo. Io... grazie a voi e niente, se volete ci sono tante cose da raccontare di belle e di brutte. Va bene, lo faremo, ci saranno altre occasioni, lo faremo. Intanto grazie per aver condiviso con grazie noi questa serata di Palio. Adesso si torna a parlare di Palio insieme a Salvatore Ladu, detto Cianchino, si torna a parlare delle 10 accoppiate che si sfideranno sull'anello di tufo. Grazie veramente ancora ad Anna Durio, grazie a tutti i ragazzi che hanno seguito la nostra produzione. L'appuntamento con me e con Enrico è per domani, per l'ultima puntata Dietro la Festa. Alle 9:30 domani sera Dietro la Festa. Grazie a tutti per averci seguito, una buona serata, una buona continuazione con Canale 3.